l'hai presa? Ogni mattina mi trovo un regalino. Oh, c'è la puzzola. Sì, una stiracchiatina, sì. Un'altra dietro pure, sì. Oh, e questa è una palese richiesta di coccoline. È una palese richiesta di coccoline, sì. Solitamente chi si sveglia per primo tra me e Nicola dà la colazione a Brie, quindi Brie ha già mangiato. Ma c'è un'altra cosa che le diamo durante la giornata, a volte la mattina, che è un tubetto per i gatti che hanno un pelo abbastanza importante, in modo tale da farglielo, diciamo, digerire meglio. Brie, vieni qui, seduta, zampa e seduta, zampa e... Ma sei bravissima! È buono questo, sì? Sì? Ma tu hai mangiato muffin? Sono cominciate già le call di Nicola di prima mattina. Questo è il mio tè preferito al caramello, buonissimo. Questi qui sono i muffin che abbiamo fatto ieri sera e vi lascio qui di lato la lista degli ingredienti. È stato facilissimo farli, vanno prima miscelati tutti quanti gli ingredienti liquidi, poi unire tutti i secchi, infine ricotta al cioccolato e poi niente, si riempiono i muffin tipo fino a qua. E poi passo al mio momento preferito della colazione, quello dove mi guardo qualche video YouTube. Ho interrotto la colazione perché mi sono ricordata, sto entrando adesso nel mio studio, che devo fare un acquisto di lavoro. Oggi esce una cosa che mi ero ripromessa di comprare per il canale e testare. Ciao, vedete il mio cuore. Sei una curiosa. Guarda che fai, sei tutto il giorno qui mentre mamma sta al PC? Mamma, oggi deve uscire. Devi fare un po' di commissioni. Sì, ora te le do. Ancora te le do. Mi chiama con la zampina proprio perché vuole le coccoline. Signorina, questo è cavalletto. Ci serve per lavorare. Io solo faccio vedere cosa stai facendo. Mamma torna in cucina. E qui la cosa è lunga. Ora ritiro tutti quanti i panni asciutti. A day in my life. Dopo il disastro che ho fatto con i panni, li ho tirati su ovviamente, li ho messi a posto, ho fatto skin care, mi sono lavata, mi sono vestita. Ed eccomi qui per il nostro momento di make up. Voglio approfittare della luce naturale che viene da fuori, quindi speriamo che non ci abbandoni. Ho delle novità che voglio provare con voi di NYX Professional Makeup, che tra l'altro è partner di questo video, quindi ringraziamo tantissimo. Parto, oddio, non so da dove partire. Forse parto da un mio must, che sono i correttori Born to Glow. Io uso Natural. Le metto un po' qui e qui. Oggi voglio farmi una base veramente easy, perché in questa giornata devo andare a fare la spesa, devo fare delle cose al computer, tipo quella che ho fatto stamattina, ma adesso poi devo anche mandare delle fatture, rispondere a delle mail e poi dopo pranzo uscirò anche per andare a fare dei giri per le cose di casa. Sul viso, intanto che lasciamo il correttore un pochino ad addensarsi per coprire ancora di più, utilizzo una novità e questo è il Bear With Me Daily Moisturizing Primer. È un primer idratante che ha un SPF 30, lo vado a stendere così sulle mani e poi lo applico sul viso. Ho fatto la skincare ma alla fine non ho messo una crema perché sapevo di andare a mettere direttamente questo primer qui. Anche buon odore che ha. Lo metto anche sul collo, mi raccomando. Penso che SPF 30 sia proprio buono per SPF da città. C'è scritto che è adatto anche per pelli sensibili. Io ne prendo un altro pochino per la zona della fronte. E va ad idratare fino a 24 ore. Lo potete usare sia sotto al make-up, ma anche da solo. E quello che avanza lo metto qui sul décolleté. Questo è ottimo anche da portare in viaggio, perché quando lo andate a chiudere, lo girate e poi non esce più nulla. Ok, tra l'altro la linea Bear With Me è una linea che mi piace tanto di NYX. Tutto quello che hanno fatto mi è piaciuto. Mi ricordo che c'era un primer in barattolino un po' geloso, davvero particolare, anche quello mi piaceva un sacco. Vabbè, allora, la nostra base è pronta. Andiamo a
sfumare il correttore. Vado a fare spot concealing su tutto quanto il viso, quindi tutte le imperfezioni le andiamo a coprire. Nella parte superiore vado anche più intensamente, nella parte inferiore veramente solo dove ho le imperfezioni, anche perché andremo a mettere la mascherina. Pronto? Buongiorno, era di tutta la ragione sociale, eccetera, non hanno scritto la sede legale, hanno scritto... Ah, ok, le ho detto l'indirizzo? Certo, mi dica. Via... Mi può fare lo spelling? Sì, V di Vittoria... Sì. Ancona, Livorno... Sì. Metto un po' di cipria e prendo questa giallina, ok, solo sotto gli occhi, perché invece sul resto del viso, prima di andare a fissare, vado a fare un pochino di contour con il Wonder Stick, questa parte qui, proprio così. E abbiamo un'altra mega novità, sempre della linea Bare With Me, questi sono i blush luminosi in crema, colorazione Peach Bronze e Sienna Bronze. Io quando leggo Peach, qualcosa di caldo, vado fuori di testa, quindi voglio utilizzare questo qui oggi, anche perché l'altro... l'ho già provato, invece questo colore no, quindi voglio provarlo con voi per la prima volta. E qui dietro c'è scritto proprio che è un siero per guance. Allora, andiamolo a svuacciare qui. Ha questo applicatore oftalmico che adoro. Ok, ne mettiamo un po' qua. Questo è il colore. Oh, che bello. Lo vado a picchiettare qui, nella zona dove voglio mettere il blush. Si fonde completamente con la pelle, cioè lascia questo leggerissimo velo. È un blush liquido a prova di chi di solito non sa metterlo e rischia di far danni, macchia. È veramente impossibile perché è leggerissimo. Vi consiglio di metterlo prima di utilizzare la cipria. Questo colore è veramente delicato. L'altro era un pochino più intenso, magari ve lo swatcho sulla mano. Eccolo qui. Oggi voglio tenere questo, incipro il resto del viso e faccio pausa sopracciglia dove utilizzo la Lift and Snatch, che è il mio prodotto preferito del periodo di NYX Professional Makeup. Se non l'avete mai provata, dovete assolutamente provarla. È questa penna, ve ne ho parlato tantissime volte, che sembra un eyeliner ma è per andare a realizzare le sopracciglia pelo per pelo. Ash brown e poi nella parte finale utilizzo un po' espresso. Dopo finisco anche queste sopracciglia qui, che è l'unico che è rimasto senza. Però ho accelerato un attimino anche gli occhi perché è tornato il sole e voglio scegliere insieme a voi quale rossetto utilizzare. Ne ho sbocciati 1, 2, 3, 4, 5. Magari scrivo qui sotto anche i nomi o i numeri. E di che cosa stiamo parlando? Sono i nuovi Lip Lingerie XXL Matte Liquid Lipstick. Eccoli qui. Ta-da! Guardate quanto sono huge, cioè sono veramente grandissimi. Sono i nuovi rossetti liquidi di NYX Cosmetics. Hanno appunto questo pack abbastanza grande con il tappino rosa, rosa baby, molto carino. Questo applicatore con la forma perfetta per andare a stendere il rossetto liquido in maniera precisa sul contorno labbra. Inizierei proprio dall'arco di Cupido. Anche questi qui come blush li ho già provati, ma il colore che vado ad indossare oggi no, ed è il numero 02 Turn On. Sarebbe quello che ho steso qui al centro, quindi un bel nude neutro, perché questo è abbastanza caldo, questo è abbastanza freddo, questo mi sembra neutro. Poi vedremo, magari a seconda del mio incarnato uscirà un po' più la parte calda, un po' più la parte fredda. Adesso vedremo insieme. Hanno una formula molto leggera e super confortevole. Io vado prima a delineare il mio arco di Cupido e hanno una profumazione dolcina buonissima. Mi ricordano il gelato. Un millimetro di outline, quindi vado leggermente fuori le labbra, soprattutto con il nude. Mi piace farlo. Vado sotto. Raga, secondo me questa colorazione è magnifica. Ho abbassato un po' la luminosità perché adesso abbiamo tantissimo sole, così potete vedere bene il colore, che io trovo pazzesco. Secondo me segnatevi questo colore 02 Turn On, perché è un must have. Potrebbe star bene sia su trucchi più freddi che trucchi più caldi, quindi un nude un po' per tutte le occasioni. Forse vado a mettere anche un po' di illuminante, sapete, dalla iconica Born to Glow. Mi prendo questo e con un po' di oro. Non posso fare a meno dell'oro. Poco poco. Cheat. Il rossetto liquido nel frattempo si è già asciugato. Non è per nulla secco. Cioè è veramente confortevole, quindi vediamo anche nel corso della giornata. Completo il mio make-up, sistemo i capelli e passo alle faccende al PC. Eccomi qua, ho voluto mettermi anche davanti all'unico balcone della casa, così arriva la luce del sole e potete vedere
anche con un'altra luce il make up di oggi. A parte che vabbè, lo vedrete sotto, cioè non il luogo e non il lago, perché poi usciamo. Però volevo farvelo vedere anche sotto un'altra luce. Oggi tutto naturale. Il rossetto ho fatto, cioè sto facendo delle storie su Instagram e già 350.000 persone mi hanno chiesto che rossetto stessi indossando, quindi immagino di aver scelto la shade azzeccata proprio. Sta piacendo da morire. Mentre stavo finendo di mandare le mail, mi è arrivata la preview di un lavoro che ho fatto e adesso devo guardarlo per dare l'ok oppure se ci sono delle modifiche. E sono molto contenta perché ho visto per ora un quarto, si tratta di un video, ed è meraviglioso. Intanto dall'altra parte della casa... Mi aiuta? Ah, ti aiuta? Eh sì, certo, ci dividiamo i compiti, vedi? Ti vedi come mi sta aiutando? Ah, qua c'è un po' di lista della spesa. Latte, pane e verdure. E pappasia! E pappasia! Pollo con aloe! Mamma, il pollo con aloe! Mamma mia, che buono! Vieni qua, seduta. Che brava questa gattina! Che brava questa gattina! Buon appetito! È buono? Questo è il mio outfit. Avrei bisogno di una cinta perché questi pantaloni mi stanno molto larghi, non si tengono su, ma vabbè, tanto appunto devo fare delle commissioni veloci. Il reale outfit sarebbe così: magliettina, questo qua beige e le scarpe, tutto sempre nude, solo che nel caso in cui avessi freschetto porto un cardigan. Da quello che ho capito fa molto caldo, ma non si sa mai, aria condizionata nei negozi, nel supermercato, un cardigan ci sta sempre. Uscita, c'è un sacco di sole, che bello, pensavo piovesse. Sono troppo contenta, ci sono tantissimi fiori. Sono in macchina, fa caldissimo. Io ho portato con me questo spray, sempre di NYX Cosmetics. Dov'è? Eccolo, della linea Bare With Me, ed è il Prime Set and Refresh, quindi si può usare sia prima del make-up, però a me bastava il primer che abbiamo utilizzato, sia dopo per settare, sia anche per rinfrescare nel corso della giornata, anche per togliere un po' l'effetto cakey. Io me lo spruzzo un po' ora per togliere l'effetto cakey, ma soprattutto per andare a rinfrescare perché sto morendo di caldo. Solo io ho questo problema che prendo una cosa, ne poggio un'altra e mi sono persa quella che ho appena appoggiato. Ecco qui. E questa cosa succede spessissimo con il mio telefono. Adesso devo pubblicare delle storie che ho girato su a casa prima di scendere. No, non ce l'hanno con me. Impossibile. Stanno litigando e non sono io. Oh, c'è una ragazza che sta mangiando un gelato. Vorrei un sacco un gelato oggi. È una cosa lunga, quindi continuo. Mi ci vorrà una mezz'oretta per pubblicare tutte le storie di prima, perché vanno messi bene gli hashtag, gli swipe up, i link nello swipe up, la partnership pubblicizzata con, devi andare a prendere i link giusti e scrivere i codici e tutto quanto, quindi mi prenderà una mezz'oretta nonostante io le abbia già girate prima. Ci vuole spesso di più a pubblicarle che a registrarle. E dopo ben un giorno che non ci ho due uno, ma no, grave. Lunedì, martedì, oggi è mercoledì, sì. Due giorni di distanza. Sono riunita con la mia amica. Mamma, che te dico, adoro che siamo due mood. Sì, è vero, sì, oggi sì. Totalmente. Però fare il cord della mia maglietta leopardata e il suo cardigan leopardato, I love. Dove andiamo? Prima Ikea? Sì, sì. Tu devi andare Ikea, Leroy Merlin e spesa? Esatto, okay. Oggi è proprio commissioni, niente shopping. No, davvero, che tristezza. Infatti stavo guardando la gente con le buste, un po' soffrivo. Però ne abbiamo fatto shopping due settimane fa. Pure troppo. Pure troppo. Io e Nicola a casa ci stiamo litigando le grucce un po' più sostanziose, quindi pensavo di prenderne un pacco. Queste sono comodissime. Ma anche questo, perché se devi mettere una giacca... È perché qui vedi è comunque il buco, la giacca non te la tiene bene. Vedi? Cioè la metti sopra, come ti posso far vedere? Così. Capito? Sono belli, sono molto leggeri anche. Debs sta prendendo scatole
Io devo prendere la versione piccola per Nicola di queste scatole, mm-hmm. che ci vuole mettere dei cavi. Cariche delle nostre spese, tutte quante per la casa, devo dire. Devo andare ancora a fare la spesa lì e adesso ci prendiamo però uno yogurt, che è tipo una delle cose più estive che facevamo. Come lo vuoi? Piccolo, medio, grande? Io medio. Due medi. Due medi! Ci possiamo mettere sopra tutte queste cosine. Ci vuole che è un sacco che non... Indovinate qual è il mio e qual è quello di Debs? Eccomi qui in macchina, alla fine il cardigan non l'ho mai usato, non è letteralmente mai servito. Il rossetto è andato via leggermente nella zona centrale, ma in maniera molto diffusa, sembra che io l'abbia fatto apposta con il contorno più scuro, quando ho mangiato lo yogurt. Devo ripassarmi un po' di cipria e lo farò subito. Ho riportato ovviamente anche il rossetto, quindi... lo ripasso un pochino. Ne stavo parlando anche con Deborah, che li sta testando anche lei. E anche lei ha sentito questo odore di gelatino, dolcino, vanigliato, ma quasi veramente più gelato, diverso dal vanigliato classico che c'è nei rossetti liquidi. Dun dun dun. Ho decisamente tolto il lucido in eccesso. Adesso parto e torno a casa. Avevo detto che avrei dovuto prendere verdura, pane, latte. In realtà ho preso altre cose, ho preso addirittura 3 libri. Facendo vedere a Nicola tutto quello che ho preso. Adesso gli facciamo vedere anche questo. Perché tu, vicino al tuo lavandino, hai tutte delle cose in disordine. Allora ho pensato, guarda che carino, così se le metti tutte qua dentro. Sì, molto carino, contentissimo. E poi quando ti fa schifo, perché c'erano anche tutte quelle rigide, questo, guarda, non si vede, non esiste. Si nasconde subito in casa. Come fa la canzone del gatto che balla? Pari papà, pari pari, dell'endegno, pari papà, naritani, pari 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 mamma. Che hai visto? Ah, l'ho visto l'insetto, l'ho visto. L'hai visto? Là? Queste sono le nostre tende. Questi per i laterali delle tende. Ma pure questi, se non sai se li posso... Ma dove, per qui? Sì. Fammi vedere un po'. E un'altra cosa, ho deciso di fare questo gel igienizzante, di metterlo qui, guarda che carino. Vi vorrei far vedere la faccia di Nicola, che è esattamente quella del... che ti devo dire? Ok, ho riempito quasi tutto questo qui di gel igienizzante e lo terremo qui all'ingresso, mi piace un sacco. Adesso vi faccio vedere i libri che ho comprato. Sono questi tre. I primi due sono di Anna Premoli, Ti prego lasciati odiare, me l'avete consigliato veramente in tantissimi e tantissime. Non ho tempo per amarti anche, ne ho letto già uno e mi era piaciuto tanto di Anna Premoli, mi piace come scrive, quindi ho deciso di prendere anche questi due. E poi questo di Jane Costello, 3 amiche e tanti guai, che ho preso puramente perché la mia scrittrice preferita, ovvero Sophie Kinsella, ha detto che lo adora. Una bimba di Sophie Kinsella, e quindi l'ho preso. Avete letto qualcuno di questi libri? In caso fatemelo sapere nei commenti. Ho pensato che un dettaglio del make up di oggi che non vi ho detto, ovvero l'eyeliner, ed è l'Epic Ink, sempre di NYX Professional Makeup, e poi di tutte queste cose magari di cui vi sto parlando, di trucchi che ho utilizzato, vi lascio il link qui sotto nell'info box. Cucinando pollo e zucchine, abbiamo deciso di mettere tutto quanto insieme e mi sono resa conto che le zucchine erano molte di più rispetto al pollo, quindi ho improvvisato un pesto di zucchine, mandorle e parmigiano, anche un pochino d'olio, che utilizzeremo domani per o farci un couscous o farci una pasta, probabilmente una pasta. Ragazzi, non ho parole. Carica batterie. Sì, stavo mettendo a posto il caricabatterie, mi è scivolato dalla mano e ha rotto il bicchiere. Questo era uno dei nostri bicchierini preferiti. All'inizio erano 4. No. Sì. No. Sì, 2 non li ho rotti io. Addio granchietti! E tra l'altro stamattina, non so se ve ne siete accorti, rotta l'unghia! Un a day in my life, più reale di questo, non lo so se potevo uscire.